Santoro, Cacciatore, Barzocchi, Barbani e Alessandro Vespi in porta sono invece i 5 elementi di partenza per la formazione del Prato, con Ojeda che ha ricevuto il passaggio di ritorno di Lombardi. La conclusione, c'è un gran bel gol al primo minuto di Samuele Muglias, del tecnico in questa stagione. Ojeda, pallina in mezzo, prova la deviazione Samuele Muglia e trova il secondo gol sorprendendo un po' tutti. Parte Ojeda, il tiro, c'è la parata, poi la pallina che si impenna e rimane lì ancora Ojeda, Ojeda in mezzo e arriva Muglia e fa triplette, fa 3-0 per il CGC Viareggio. Il Forte dei Marmi in vantaggio sul Bassano, altra ripetizione, altra volta la pallina che viene messa fuori ma rimane ancora lì, Lombardi trova il gol anche Lombardi. E ancora pallina che finisce in rete, Gemignani, fa buona guardia però Vespi. Altro capovolgimento di fronte ed ecco il primo gol della serata del Prato con questa conclusione imprendibile. Barbani dalla distanza è riuscito a battere Torre, si allarga Muglia, dietro la porta c'è De Nite, eccolo servito, prova la conclusione, pallina dentro, il gol di De Nite, ancora Muglia, ruba la pallina, riparte in contropiede, grande determinazione, prova la conclusione, c'è la parata di Vespi e poi la pallina che finisce in rete ed è il gol, ancora gol, sono 7. Va Poli davanti a Torre, va alla conclusione, c'è la parata del portiere, poi bravissimo anche a ripiegare all'indietro con la stecca, porta in giro un po' tutta la squadra del Prato, poi serve De Nite che mette dentro la sua doppietta personale, generosa la sua prestazione anche in difesa, si fa vedere De Nite a segno pochi istanti fa, va via sulla corsia laterale della pista Muglia e poi realizza splendidamente il suo quinto gol personale, il nono gol. Ancora Muglia dopo l'ennesimo errore del Prato, Muglia, pallina in rete, decimo gol per il Viareggio, sesto gol per Muglia. E poi Muglia, parte Capuano, mette dentro Capuano, prova Lombardi, perde la pallina, contropiede orchestrato dal Prato. Pallina in mezzo, c'è il terzo gol del Prato, lo mette dentro il numero 17 Cacciatore che è anche il capitano. Riparte così la squadra bianconera intanto con Puccinelli che realizza un gol bellissimo, davvero molto molto bello. Mentre Lombardi riparte per il CGC Viareggio, viene bloccato dalla sirena finale, finisce dunque qui. 11-3 per il CGC Viareggio, primo tempo 5-1 per il centro,